Benvenuti a questa nuova edizione Delicata News, la cronaca in apertura. I ladri si sono intrufolati all'interno del plesso Serrovira di Via Palma, creando non pochi danni e asportando una lima e altro materiale che era necessario per i bambini. Ci occuperemo poi della festa di Sant'Angelo con una panoramica finale, lo smontaggio degli stand e anche un'intervista a Marcello Giavarrini, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo ritorno e questa edizione 2022 dei festeggiamenti patronali. Chiusura con lo sport e il calcio. Andiamo a vedere i servizi. Ladri alla scuola Serrovira di Via Palma. I malviventi si sono introdotti all'interno del plesso afferente al comprensivo Leopardi una delle scorse notti e la mara scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale scolastico rientrato in servizio. Allertato da una chiamata, il dirigente Maurizio Buccoleri si è portato sul posto per constatare quanto accaduto. Il bottino è magro a livello di ricettazione, ma sicuramente importante per quanto concerne invece la scuola. Non è stato possibile riaprire il plesso in queste condizioni e pertanto ieri non si è potuto svolgere il programmato rientro a scuola degli studenti dopo il break per le festività patronali. Secondo una prima ricostruzione, l'introduzione all'interno del plesso sarebbe avvenuta forzando una porta finestra a cui è stato lesionato un vetro. Il preside Buccoleri ha sporto denuncia e del fatto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Licata diretti dal capitano Augusto Petrocchi. Stamattina intorno alle 7:30 mi hanno telefonato dal plesso, in modo particolare uno dei miei collaboratori scolastici, sono andato subito lì e in pratica sono entrati dei malviventi che hanno forzato tutti gli armadietti, quasi tutti, quindi rovistando, e poi hanno anche rubato alcune cose importanti per noi come scuola. Mi riferisco a un videoproiettore per una LIM, lavagna interattiva, che quindi non potrà più essere utilizzata, delle casse acustiche e poi altre cose però di proprietà degli insegnanti, come dei piccoli stereo che servono per le canzoncine che fanno con gli alunni, uno spremiagrumi addirittura, cioè praticamente delle cose che servono a noi appunto per la didattica. E poi lo sgarbo, quello di entrare in una scuola che è il centro della vita culturale di una città, di un paese. Sono venuti immediatamente i carabinieri, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo capito da dove sono entrati e dove sono usciti, ma in realtà entrare nelle scuole non è una cosa difficile. E quindi abbiamo dovuto registrare danni, vetri rotti, alcuni danni non sono neanche quantificabili, perché per ripristinare gli armadi si va incontro a delle spese. Poi il proiettore per la LIM, alcuni di questi dispositivi sono stati donati attraverso l'acquisto di buoni anche dai genitori, quindi è una cosa veramente deprecabile di cui insomma non so cos'altro aggiungere. Posso dire che giovedì di questa settimana ci sarà un incontro con il prefetto e il sindaco, a breve sarà divulgato, perché noi avevamo previsto in un incontro precedente di dedicare una giornata all'Agorà, cioè un momento di riflessione in cui verranno coinvolti tutti gli studenti, le rappresentative chiaramente delle scuole di Licata, anche quelle paritarie, e poi parteciperanno anche gli scout, diversi gruppi, insomma le parrocchie, per cercare di proporre alcune soluzioni che si possono attuare per venire incontro a questo degrado che ormai è sotto gli occhi di tutti e non è più tollerabile da nessun punto di vista. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Dopo 8 giorni di fiera e di festeggiamenti, a Licata è terminato lo smontaggio degli stand collocati nelle vie del centro per i tanti commercianti presenti in paese per la festa di Sant'Angelo. Sono stati 8 giorni in cui la città ha potuto riassaporare il gusto di una festa patronale che mancava da 2 anni causa Covid. C'era voglia di tornare a viverla, come dimostra la grande affluenza sin dal giorno 1 della gente per le vie del centro,
Ovviamente non sono poi mancati gli appuntamenti con le tradizioni, a partire dal giorno 4 con l'apertura della grata nel santuario di Sant'Angelo, per finire al 6 con il consueto albero della cuccagna, ma passando per il giorno clou del 5 maggio, dove tantissime persone hanno partecipato alla processione di Sant'Angelo e con l'occasione hanno visitato le bancarelle, acquistando beni di ogni genere e dando modo ai commercianti colpiti dalla pandemia di poter riprendere una boccata d'ossigeno dopo un periodo molto complicato. Adesso la città tornerà alla sua naturale conformazione, con la tradizionale viabilità urbana e una regolare quotidianità. Ovviamente l'auspicio è che il prossimo anno, la prima settimana di maggio, sia nuovamente una settimana di festa, in modo anche da far conoscere nuovamente Licata a chi arriva da ogni parte della Sicilia, d'Italia e dell'estero. Cemi è vendita e noleggio di carrelli elevatori, macchinari industriali. Assistenza tecnica a domicilio con officina mobile e ricambi italiani ed esteri di tutte le marche. Veniteci a trovare al chilometro 238 della strada statale 115 a Licata. Marcello Giavarrini, l'abbiamo vista particolarmente partecipe ed entusiasta durante questi festeggiamenti patronali. Abbiamo letto anche una sua proposta arrivata via social per inserire questi festeggiamenti all'interno di un circuito di valorizzazione di queste feste caratteristiche, che probabilmente sarebbe anche un volano importante per l'intera città di Licata. Devo dire che al consuntivo della festa di Sant'Angelo, la mia soddisfazione interiore ricevuta supera di gran lunga il mio contributo economico dato alla città. Ho passeggiato per le strade della città e vedere la piazza di Sant'Angelo gremita di fedeli mi ha riportato indietro negli anni. La parata dei cavalli e calessi è stato uno spettacolo puro. Un'iniziativa concreta per inserire la festa tra gli itinerari dei turisti e portarli a Licata? Presentare le festività di Sant'Angelo all'interno di un progetto concordato con la Costa del Mito, che è nata ad Agrigento e si occuperà di sviluppare attività turistiche nei paesi che vanno da Gela a Selinunte. Licata ne fa parte. Loro partecipano alla Fiera del Beat di Milano e potrebbero benissimo veicolare la festa di Licata all'interno del circuito turistico nazionale. Io ne ho già parlato col presidente Alberto La Gaipa, il quale ha accettato l'invito. Rimane la parte tecnica da discutere tra Costa del Mito e amministrazione comunale di Licata. Capisci, a livello di indotto economico, il vantaggio per Licata sarebbe enorme. Mercoledì riparto per Sofia. La mia breve vacanza a Licata è finita e spero di essere stato di aiuto. Un abbraccio di cuore a tutti i licatesi. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare! Un Licata reduce da ben 6 partite in 18 giorni frena contro il Troino per 0-0 al termine di un match con poche emozioni. I gialloblu hanno concluso questo Tour de Force con due vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Un
Un bottino notevole quello ottenuto dalla squadra di Mister Romano, che precisa però quanto sia stato difficile a livello fisico affrontare l'ultimo mese. Come però afferma l'allenatore dell'Licata, contro il Troina si è vista una squadra stanca che non riusciva a legare il gioco, ma che nonostante tutto si è impegnata al massimo per i 3 punti. Sì, ma noi giochiamo, come hai detto tu, dal 16 ininterrottamente. E oggi proprio si è visto la squadra che era stanca fisicamente, non riuscivamo a legare bene il gioco, e poi mancava la lucidità nell'ultimo passaggio, nella rifinitura. E la squadra proprio oggi si è notato che era stanca, però malgrado ciò non è mancato l'impegno, non è mancato nulla per cercare di vincere la partita, poi non ci siamo riusciti, però sicuramente c'è da elogiare questi ragazzi per l'impegno profuso in questo, a parte il campionato, ma anche in queste partite, in questa settimana. Per i gialloblu sono ben 50 i punti in campionato, 53 se consideriamo quelli poi tolti contro l'FC Messina. Il record di punti in Serie D. Una squadra però che nonostante abbia raggiunto con largo anticipo l'obiettivo stagionale, quello della salvezza, lotta e prova a fare il risultato contro chiunque e su qualsiasi campo. Lo dimostra il filotto di ben 8 risultati utili consecutivi, con partite ben giocate e di sacrificio, contro squadre ancora alle prese con i propri obiettivi, come la vittoria di San Cataldo o il pareggio di Aci Reale. Uno dei credo della società, come spiegato da Romano, è quello di onorare il campionato fino alla fine, ma soprattutto provare a chiudere con il miglior attacco del torneo e provare a far vincere la classifica marcatori a Boubacar Samakè, a quota 17 gol e a una sola rete di distanza da Tommaso Buonanno. Ah, non lo so questo, io non la statistica non le vado a guardare. Abbiamo fatto sicuramente un buon campionato fino adesso, ma ancora ci sono 2 partite, dobbiamo onorare il campionato al meglio e cercare di fare più punti possibile. Io ho detto ai ragazzi in queste 3 partite di tirare il massimo, di fare se era possibile 3 vittorie, cercare di fare il record dei gol segnati e cercare di far vincere la classifica a Buba. Oggi non abbiamo segnato, non abbiamo fatto nulla di questo, però ancora ci sono 2 partite da poter centrare questi obiettivi.